Benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Veronica, se non ci conosciamo. Se non ci conosciamo, ci conosciamo con l'apertura del calendario dell'avvento che io ho acquistato seguendo Laura Lupo qui su YouTube. L'ho acquistato però da Maki Beauty a 89,99, quindi 90 euro. Le spedizioni sono gratuite per una cifra del genere. Dovrebbero essere tutte full size e qui c'è Parigi rappresentata. Io l'ho preso però su Maki Beauty, se no era presente Amazon Francia, però io l'ho trovato su Maki Beauty e l'ho preso Maki Beauty Italia e mi è arrivato, ci ha messo qualche giorno però è arrivato. Sono, quante caselle sono? 24, verso 24, e la 24 si è un po' mezzo aperta, ma io non ho voluto vedere. Partiamo dalla 1, forbice alla mano. Partiamo dalla 1, eccolo qua. Slim by super liner, un eyeliner in penna come quello che piace a me di Astra, con impugnatura ergonomica, molto molto belli. Iniziamo bene, penso sia una full size, quindi poi la numero 2 vado a cercare, sono tutte sparse quindi dovete cercarle. L'ho trovata. Che cosa si nasconde nella numero 2? È una boccetta? Ce la faccio, eh? Spaccherò il calendario. Che cosa sei? L'Oreal Age Perfect per pelli mature e secche. Un tonico! Un tonico nutriente, Age Perfect, un tonico per la pelle secca o matura. Ho letto in spagnolo perché in tedesco non lo so, ho letto in spagnolo. La numero 3, andiamo a cercare, magari la metto così, qua. Questo lo volevo provare, il primer Infallible, della linea Infallible di L'Oreal, base levigante infallibile. Sì, è un primer, sarà puro silicone, però per qualche evento, che adesso eventi, per potrei fare un video se riesco a fare una full face. 4 4, dove sei 4? Non ti vedo, eccolo qua, piccolino, non si vede. Un rossetto, non ce l'ho i rossetti di L'Oreal. Ho acquistato qualcosa su Tigo, cioè da Tigotà, però questo mi sa che è full size. Allora, colorisce matte 347 Hue Rouge. Ah, è un rosso, che bello, è un rosso. Mai avuto un rossetto di L'Oreal. Li ho sempre bramati, ma non li ho mai avuti. Che bello! Allora, mettiamo in sequenza. Mi ricordo, vabbè. Poi, numero 5. 5, eccolo qua, piccolino, quadrato. Un ombretto. Mono. Extra Foil 33. Oil Eyeshadow. Ombretto infuso con oli. È un dorato, potrebbe essere dorato se lo metti a fuoco, sembrerebbe dorato, uno champagne un po' scuro. Bene, avevo provato solo una palette di L'Oreal ma non mi era piaciuta tanto, infatti l'ho regalata. La numero 6, che se le cose vedo che non mi piacciono le regalo a persone che magari non gli fa schifo che l'ho usata. Allora, un altro rossetto nude, come ti chiami? Allora,
Colorish Ultra Matte No Hesitation si chiama. Oh, fa piacere. Ha tutto il pack in soft touch nude. Mi piace un sacco. Ah, che bello, nude rosato. Che figo. È un nude rosato, molto bello. Mi piace questo calendario. Ho fatto bene a spendere i miei soldi. Allora, poi la 7. Qui. No, qui. Oh, la 7 è grande. È molto grande. Scusa. Maschera ripolpante Revitalift Fill acido ialuronico. Che bello, una maschera in tessuto. Quindi è diverso da quello che ha Laura. O forse ho visto male io. Mi sa che è diverso da quello che ha preso lei in Francia. Non lo so. 8. Per ora non mi posso lamentare tanto per il tonico. La numero 8, numero 8. E qui devo tirare nascosto. Un altro rossetto. Ora, sanno che io prediligo le cose per le labbra. Mi legge nel pensiero. È un altro Colorish Ultra Matte No Doubt. Oh, bello, il nude freddo che piace a me. Grigiastro. Mi piace un sacco. Oh, sono anche sporcata. Profumano come quelli di Moolak, di talco. Ecco cos'era. Poi, 9. 9, 9, 9, 9, dove sei? Non c'è la 9. Passiamo alla 10. Una gaffa vicente. Oh! Ah, questo ce l'ho. Blush colorito radioso, questo l'ho comprato. È una shade universale, Peach Addict. Questo lo regalerò per chi ce l'ho già. Speravo di trovare come lei il Melon Dollar Baby, invece no. 11, no, 11 la trovo, giusto? Ok. Che fico! Non ce l'ho! Il Lash Paradise Mascara. Lei ha trovato il Bambi Eye, se non mi ricordo. Non ce l'ho questo, il Lash Paradise. Ho speso bene i soldi. 12, sono gasatissima. Anche qua la lacca. Io non uso lacca, però potrà essermi utile. Vi dico anche una matta molto buona. Dai, una lacca da 75 ml. L'Oreal Helmet, tenuta forte. Non ho una lacca, ma questa potrà essermi utile. Ne sono convinta. Poi, 13, 13. Piccolina. Un altro Ultra Matte. Sì, allora sono proprio diverse le cose. L'edizione francese non ha queste cose. Colorish Ultra Matte No Lies. Che bello, che bello. 8 volte candela all'avvento. Prendiamola. No Lies, quindi niente bugie. Bello, un altro rosato. Che fico. Non lo so, non ce la faccio a dirvi no, che brutto. Sono tutte full size, tutti i trucchi che costano. L'Oreal. Niente. 14, 14. Quale 6, 14? Non riesco neanche ad aprirla la 14. Appunto. Una matita nera che non riesco a prendere. Dai, bella, mamma, su. Ecco. Benissimo, è caduta. Una matita nera. In taglio travel size. Quindi era 14, la 15. La 15 è qua, bella grande.
Revitalist, sono omaggi da 1.3 ml. Le ampolle che costano un sacco del Revitalift Filler. Sì, allora l'edizione francese è diversa da quella che ha Maki Beauty Italia. 16, numero 16. Dove sta prima? In questi calendari io non trovo i numeri. Eccola qui. 16. Non è che... L'olio straordinario, che non mi è piaciuto granché, però potrei regalarla a mia mamma. Mia mamma è piaciuto. L'olio straordinario, quello per i capelli setosi e luminosi. Un uso universale, vitalità prodigiosa, capello setoso e luminoso. Sì, piace a tutti, magari lo riprovo. Poi, 17... un altro rossetto Colorish Matte 640 Erotic, un altro rosato bellissimo, finalmente tutti rosati e matte, calendario perfetto. Poi 18, trovata subito. No, ma dai! Il Lash Paradise Primer con olio di jojoba e vitamine. Non ci credo! È veramente diverso allora. Che figo, potrò provarli insieme? Basta. Mi hanno fatto felice con poco. 19. Lo metto così, però... ok, lo vedete meglio. Questo ce l'aveva anche lei. Dai, bello, bello di casa. Il Plumpeset Brow Artist Serum, quindi è diverso da quello che aveva lei. Sì, comunque potete scegliere se prenderlo Amazon Francia o Maki Beauty Italia. Non dovrebbe essere ancora sold out. Eccolo qui. Sarebbe un mascara trasparente per le sopracciglia. Plumpeset. Che bello. Per adesso ho solo un doppione, che è questo. Ma magari lo tengo. Poi, 19, la 20. Un altro ombretto nero. Un ombretto nero Determination Matte, ombretto infuso con oli nero, che fa sempre comodo come il dorato. 21, eccolo qui. Altre ampolline Revitalift Laser. È scritto in spagnolo, ma Maki Beauty è spagnola, comunque molto apprezzato da me, dai miei 32 anni. 22, dai, bello, su, devo anche recuperare la matita, non si apre il 22, perché? Fammi vedere, madonna, così lilla. Dove è finita la matita? Scusa, non la troverò più la matita. Ma perché? Sì, qui c'è un ingorgo di matite. Forse era anche la 9 questa, non aveva numero. Fantastico! Ho trovato che era un Infallible Longwear Lip Line, una matita labbra rossa. Molto molto bella, ma il 9 non aveva il numerino, per quello che non la vedevo. Ho ritrovato che era l'Ecole by Super Liner, quindi la solita linea dell'eyeliner, la matita nera.
qui ho trovato Infallible Modern Corrector. Non so, è proprio lilla. È un correttore correttivo, però mi sembra per le pelli un po' ingrigite. Mi sembra per le occhiaie, però. Poi abbiamo detto 22, che l'ho distrutta. La 23. Dove sei 23? Perché io sto problema? Eccola qua. 23. Un'altra mascara. Chi sei? Mega Volume Collagene 24 ore. Meno male che non ho trovato il Bambi Eye di nuovo. Ho un sacco di mascara da provare di loro. A me piaceva un sacco quello trasparente che era diviso in due, che non fanno più, ma faceva crescere tantissimo sia le ciglia che le sopracciglia, ma non l'ho più trovato. 24. Serum Stop Frizz della L'Oreal Vive Dream Long. Ah, ok, è il siero della. Io ho preso la crema di questo della Dream Long, mi ci trovo molto bene. Questo è il siero, quindi questo è più per me. Allora, contiamoli tutti, se ho trovato tutto. Allora, 1, 2, 3, 4, poi 5, 6, 7 e 8, 9, 10, 11, 12 e 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Ho trovato tutto. Fatemi sapere qual è il vostro prodotto preferito. Io sono molto contenta, tranne di questo che non so come utilizzare. Poteva metterlo aranciato per le occhiaie, no, mirato per tutto il viso. Della linea More Than Corrector. Vedremo, proveremo tutto. Il mio prodotto preferito sono questi, il Lash Paradise e il Lash Paradise Primer. Sono quelli preferiti per adesso. I prodotti, come vi dicevo, sono diversi dalla edizione francese. Macchi Beauty Italia, questa è la sua edizione. Sono differenti. Io pensavo di trovare più o meno le cose che ha trovato Laura, invece no, che per me è andata anche bene. Ho trovato solo un doppione, per il resto non ho nulla di queste cose qui. Sono molto molto contenta. Spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato utile in qualche modo. Lasciate un like e un commentino qui sotto con il pezzo preferito e quello preferito. Iscrivetevi al canale che mi fa un sacco piacere. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!